Ciao a tutti ragazzi, io sono Sanghi. E io sono Gabri. E questo è Mai una Gioia. Pubblichiamo nuovi video ogni settimana e oggi tocca il video breve sul mondo di DST. Ah già! Peggio! Siccome negli scorsi video abbiamo parlato di tutti gli oggetti quasi per picchiare, oggi vedremo come non farci picchiare, o meglio, prendere meno danni possibile. Parleremo quindi di armature. Questi oggetti vanno equipaggiati nello slot del corpo, sostituiscono qualunque vestito e ci faranno droppare a terra lo zaino rendendoci inaccessibile il contenuto. Facciamo quindi attenzione a tenere in inventario tutto quello che ci serve per la battaglia. Se invece vogliamo evitare questo problema, esistono delle bellissime mod che ci permettono di avere uno slot extra per lo zaino, bypassando il problema. Tutte le armature si consumano in base ai danni presi, perciò non perderanno durabilità se le terremo equipaggiate. Quasi tutte le corazze non possono essere riparate e una volta arrivate a zero scompaiono. Se in inventario ne abbiamo più di una volta finita la prima, la seconda verrà equipaggiata automaticamente, ma solo se è dello stesso tipo. Se abbiamo armature diverse, dovremo ricordarci di equipaggiare manualmente la seconda una volta esaurita la prima. E fidatevi, rimanere senza armatura durante una boss fight non è una cosa carina. Ma parliamo ora delle varie tipologie. La prima, e la più scarsa, armatura che possiamo fare ad inizio partita è quella di erba, che possiamo anche trovare molto facilmente vicino ai cadaveri in giro per la mappa. Per costruirla non avremo bisogno di macchine e ci costerà 10 erba e 2 rametti. Ha 158 HP e protegge per il 60% dei danni. È veramente scarsa, quindi consiglierei di costruirla solo se abbiamo veramente tanta erba nei primi giorni di gioco e magari abbiamo un PG con pochi HP. Tipo Maxwell. Ah, ovviamente se la troviamo in giro a gratis, raccogliamola. Male che vada, possiamo usarla come combustibile perché brucia che è un piacere. L'armatura di legno è invece quella che probabilmente useremo di più durante la partita. Facile da fare, possiamo anche trovarla in giro, sempre vicino ai cadaveri o negli ornated chest nel labirinto. Si costruisce vicino alla macchina della scienza con 8 di legno e 2 di corda. Ha 315 HP e protegge per l'80% dei danni. Se abbiamo in programma di uccidere un boss, conviene averne più di una. O essere molto bravi a kaitare. Giusto, se invece ci piace tankare, l'armatura di marmo è ciò che fa per noi. Si fa vicino all'alchemy engine e costa 6 pezzi di marmo e 2 corde. Ha 735 HP e protegge per il 95% dei danni. Purtroppo ci rallenta del 30%, quindi non è consigliata per kaitare. A meno che non giochiamo il vecchio Wolfgang. Se è in forma Mighty, sto quintale di marmo addosso non ha nessun effetto su di lui. La Marble Suit può essere ottenuta anche martellando una Ancient Pseudoscience Station. Con che percentuale? Ma che ne so, uno schifo! Se invece ci dilettiamo nelle scienze oscure, vicino allo Shadow Manipulator, possiamo costruire la Night Armor, con 5 Nightmare Fuel e 3 papiri. Ha 525 HP e protegge per il 95% dei danni, ma ovviamente ha un piccolo problemino. Ci toglie 10 di sanità al minuto più il 10% del danno totale che prendiamo. Consigliatissima se giochiamo Maxwell o Wanda. O un po' meno per i PG che hanno problemi a gestire la sanità. Possiamo ottenerla anche martellando l'Ancient Pseudoscience Station, oppure come loot nella boss fight delle ombre. Se andiamo in giro ad esplorare le caves e uccidiamo le Snartle, abbiamo il 75% di probabilità di ottenere il loro guscio, che ha 735 HP e assorbe il 60% del danno. Scusa, ma fa un po' schifo. Beh, la sua particolarità è che ti ci puoi nascondere sotto e sei immune al 100% dei danni di qualunque mob, compresi gli attacchi elettrici e congelanti. Ovviamente finché il guscio non si rompe. Sì, ma per fortuna dopo 5 secondi che stiamo là sotto i mob perderanno interesse. E se invece ci nascondiamo prima che si aggrino su di noi, non ci attaccheranno proprio. Forte! Eh sì, purtroppo le Snartle sono molto rare. Troveremo molto più facilmente le Slartle, quelle con il guscio pinnato. Ma del loro loot parleremo in un altro video. Passiamo alla Thule Side Suit, una delle armature più forti del gioco. Si costruisce vicino all'Ancient Pseudoscience Station, con 6 di Tulecite e 4 Nightmare Fuel. Ha 1260 HP e assorbe il 90% dei danni. Inoltre, se equipaggiata, ci dà 3.3 di sanità al minuto. Direi che non ha nessun lato negativo, a parte la difficoltà di crafting. Già, e ricordiamoci che se abbiamo culo, possiamo trovarlo nel chest dell'Ancient Guardian. Non volevi dire culo? No. Culo, culo, culo! Concludiamo con le armature che possiamo ottenere sconfiggendo i boss. Se accoppiamo un moscone gigante, otterremo la sua scaglia, che possiamo usare per costruire l'armatura ignifuga. Richiede una scaglia, un'armatura di legno e 3 culi di maiale e possiamo prototiparla con l'Alchemy Engine. Questa corazza ha 945 HP,
assorbe il 70% dei danni, ma soprattutto ci rende immuni ai danni da fuoco. E ciliegina sulla torta, dà fuoco ai nemici che ci attaccano! Ah, e ci dà pure 3.3 di sanità al minuto. Sinceramente non trovo che sia così utile, visto che i danni da fuoco non sono un grosso problema in DST. Però questa cosa di dare fuoco ai nemici non mi dispiace per nulla. Se invece sconfiggeremo l'Ancient Fuel Weaver, otterremo la buona armor. Ha 16 usi e blocca completamente un attacco ogni 5 secondi, compresi gli effetti secondari come il congelamento o la perdita dell'arma. Se verremo colpiti mentre lo scudo è in ricarica, prenderemo il danno completo. Scusa, ma non mi sembra così forte. Beh, quello che la rende unica è che al momento è la sola armatura che si possa ricaricare. Un Nightmare Fuel le restituisce il 25% di durabilità e non scomparirà se arriva a zero. Semplicemente non avrà alcun effetto. Fra l'altro mi sembra che sia anche una delle poche armature che funzionano mentre siamo in sella al bifalo. Ah, e ovviamente dovremo kaitare gli attacchi e o abbinarla a un elmo per proteggerci quando lo scudo è inattivo. Ma degli elmi parleremo in un prossimo video. Da Maina Gioia per oggi è tutto. Speriamo che questo mini video vi sia piaciuto. Lasciateci un mi piace e magari un commento. Venite a trovarci sul nostro server Discord, Telegram, su Twitch o su Patreon. E mi raccomando, non morite di fame!